Ciao ragazzi, benvenuti nella prima di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo i biscotti, carota e cannella. Ecco gli ingredienti: 30 g di burro, 80 g di farina, 50 g di zucchero, una fialetta di aroma di limone, 200 g di carote, cannella e un cucchiaio di lievito per dolci. Allora, come prima cosa prendiamo le nostre carote, le ho sbucciate, le vado a lavare. E o le passate nel mixer, o io preferisco passarle con la grattugia, le andiamo a grattare. Adesso alle nostre carote vado ad aggiungere il burro fuso. Do una mescolatina. Aggiungo un goccino di cannella. Questa ce la mettete quanta vi ci piace. E poi andiamo ad aggiungere zucchero e farina. Adesso ci andiamo ad aggiungere la fialetta di limone. E un cucchiaino di lievito per dolci. Non occorre esagerare con il lievito perché, essendo una quantità piccola, basta poco lievito. Un cucchiaino così. E andiamo a finire di impastare. Se il composto risulta un po' troppo morbido, aggiungete pure della farina. Comunque io l'avevo passato con la grattugia, ma ho visto che non mi si compattava bene l'impasto, l'ho passato nel mixer. Adesso andiamo a spianare la nostra pasta, dandogli un po' di farina perché, come ho detto, è molto morbida. E con l'aiuto delle formine andiamo a formare i nostri biscotti. Ecco, i nostri biscotti sono pronti, vado in forno. 175 gradi, forno ventilato per 15-20 minuti. Comunque controllateli sempre. Ed ecco a voi i biscotti con carota e cannella, pazzo e mangiato.